L'assessore Andrea Leonardo, Giovanni Costantino del Consiglio Pastorale della parrocchia di San Pasquale Baiano di Codio, la madre Suor Gilda, della rappresentante della Suora Veronica del Volto Santo, il vice sindaco Giuseppe Floccari, Donaldo, il professore Carmelo Bagnato, autore del libro e componente pure della Fondazione San Gaetano Catanoso, il professore Pasquale Catanoso, che è presidente della Fondazione San Gaetano Catanoso, il nipote diretto di San Pino Bolignano, dottore Pino Bolignano, componente della Fondazione San Gaetano Catanoso, Enza Priolo, componente del Consiglio Pastorale, e arriverà con un po' di ritardo il presidente dell'Associazione San Gaetano Catanoso, Paolo Mangi. E il sindaco, che non c'è, non ha bisogno di presentazione, che è anche componente della Fondazione San Gaetano Catanoso, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Allora, grazie per essere venuti a tutti voi, anche al rappresentante della stampa. Lo scopo di questa riunione, ce l'avevamo già preannunciato, è quello di informare tutti, la stampa, tutti, che il giorno 23 di pomeriggio ci sarà l'inaugurazione della casa natale di San Gaetano Catanoso qua a Corio di San Lorenzo. Perché abbiamo voluto la conferenza stampa? Per dare maggiore risalto, che riteniamo che sia un evento molto importante per il nostro territorio, ma per tutta la Vallata, presentare, offrire in qualche modo la casa di San Gaetano Catanoso, la casa natale, a tutti i devoti, tutti i pellegrini che possono così venire al Corio di San Lorenzo e visitarla da una parte e dall'altra la ricercare il momento di raccoglimento e di preghiera. Fra tutte le iniziative che l'amministrazione comunale di San Lorenzo ha voluto intraprendere dal lontano, perché sono passati 4 anni, 23 ottobre 2005, data della canonizzazione del santo, e di venerdì ricorrerà il 4° anniversario della canonizzazione, riteniamo che questa iniziativa sia la più importante. La più importante in tutti i sensi, al di là delle altre strutture e degli altri interventi che sicuramente aiuteranno i pellegrini ad essere accolti più adeguatamente e dignitosamente, che vanno ad indicare l'auditorium col suo museo di San Gaetano Catanoso con i suoi servizi pubblici, la strada di accesso ai luoghi del santo, compresa la strada San Gaetano Catanoso che porta alla casa natale, la strada principale, un po' gli arredi delle stesse strade, la strada di accesso ai luoghi di Papisca, che è in itinere, che è già stata pubblicata la gara. Il giorno 23 sapremo la ditta che si aggiudicherà la gara. Quindi al di là di tutti questi interventi materiali, ma anche quelli immateriali, dai vari convegni, dalla promozione di libri, di riviste, di incontri, non per ultimo è l'intervento fatto per il raggiungimento e il riconoscimento di San Gaetano Catanoso quale patrono della provincia di Reggio Calabria, riteniamo che fra tutti questi interventi quello più importante e più significativo per il nostro paese, per il nostro comune, per il nostro territorio sia stata l'inaugurazione della casa natale di San Gaetano Catanoso. Dietro questa individuazione c'è stato un lavorio abbastanza lungo, abbastanza impegnativo. Ci siamo posti all'inizio della nostra amministrazione, del nostro mandato, il problema, il dubbio. Come mai non si è fino ad oggi individuato il percorso giusto per andare a definire qual è il luogo natio di San Gaetano Catanoso?
come mai ci sono state tante difficoltà, per cui abbiamo ritenuto fosse importante prendere la decisione di arrivare fino in fondo, di intraprendere un percorso che portasse fino in fondo a definire la casa del Santo, perché ritenevamo fosse un nostro dovere, un nostro impegno, ma sicuramente un nostro dovere non solo di cattolici, di cristiani, ma di compresani del Santo, ma un nostro dovere di amministratori, conseguire questo obiettivo. Per cui abbiamo organizzato, istituito con il Consiglio Comunale la Commissione Speciale San Gaetano Catanoso, per questo è stato nella Commissione Consigliera Speciale San Gaetano Catanoso, con delibera di giunta comunale, il Consiglio del Consiglio Comunale numero 24 del 5 luglio 2007. Questa commissione, prevista dallo statuto tra l'altro comunale, la costituzione di commissioni consigliari speciali che abbiano un indirizzo, una finalità ben specifica, sono previste dal nostro statuto comunale. Allora siamo andati ad individuare una commissione ad hoc, proprio finalizzata a studiare, a programmare, ma anche a suggerire agli amministratori progetti, iniziative, programmi per poter meglio promuovere il nostro santo, la figura del santo, e nello stesso tempo andare ad indagare, a fare uno studio, una ricerca abbastanza approfondita per risalire finalmente all'uomo nativo del santo e soprattutto alla casa dove il santo è nato. Questa commissione, composta da rappresentanti del Consiglio Comunale e rappresentanti delle varie frazioni, abbiamo voluto interessare tutte le frazioni perché noi riteniamo che sia un argomento da tenere chiuso e sigillato all'interno del Comune, per cui vi leggo un po' i vari nomi indicando una frazione di appartenenza.